Di nuovo nel salotto di Arena Digitale, in questo Digital Day, ricco veramente di tanti approfondimenti, siamo qui in compagnia di Mariano Carozzi, il fondatore di First Personal Coin. Benvenuto. Grazie. Allora, ci diamo del tu, Mariano, va Certo, volentieri. benissimo. Qui nel salotto siamo qui riuniti, diciamo, in maniera molto informale. Ci puoi parlare e spiegare meglio, anzitutto, cos'è First Personal Coin? Allora, First Personal Coin è una società che vuole portare i suggerimenti perché il mondo bancario e finanziario incontri le persone in semplicità in quelli che sono i nuovi scenari tecnologici. Qualcuno lo chiama Web 3.0, noi viviamo molto tempo legati ai nostri strumenti digitali, non ne sappiamo e spesso non ne capiamo tutte le opportunità come consumatori, ma soprattutto le aziende che ci rivolgono servizi non sono così pronte a capire e a spiegarci quello che ci possono offrire. Con un'esperienza abbastanza lunga, perché io non sono più un ragazzino e ho seguito molti progetti innovativi nel mondo dei pagamenti, nel mondo bancario, nel mondo delle cripto, sto cercando di creare questo ponte nel massimo rispetto della normativa, perché ha un suo senso, il nostro mercato è un mercato particolare, queste innovazioni genericamente nascono in America, in Asia, in mercati con regole diverse, non voglio dire né migliori né peggiori. Ma non possiamo accettare che il nostro modello di vita non possa seguire gli stand più belli, interessanti e positivi, ma dall'altra parte non ci garantisca la sicurezza e il comfort, la tranquillità di avere a che fare con operatori seri, strutture consolidate, con la fiducia che devono avere i consumatori europei, cui sono abituati i consumatori europei. E l'affidabilità. E E l'affidabilità, la l'affidabilità. sicurezza sono cose che non valutiamo mai abbastanza. Mariano, tu questa mattina hai svolto un intervento dal titolo Pregi e difetti della normativa MiCAR. Anzitutto ti devo chiedere cos'è la normativa MiCAR. Allora, la normativa MiCAR è una normativa europea che vuole regolare il mercato delle cripto. In realtà si mette in un quadro più ampio, a partire dal prossimo 30 di giugno ci saranno una serie di regole. La normativa MiCAR, per cominciare il 30 di giugno, permetterà l'emissione di token di moneta digitale, che sono un nuovo strumento di pagamento. Poi c'è una normativa altrettanto importante sulla sicurezza informatica che si chiama DORA. E poi anche l'intelligenza artificiale, recentemente la Comunità Europea ha emanato un AI Act, che ci mettono sulla strada, da un lato con tutta una serie di considerazioni che ci spiegano il valore di questi settori. Perché non dimentichiamo che spesso la normativa europea, per un motivo tecnico, spiega perché scrivere leggi. E quindi ci spiega perché queste cose sono importanti. E di tutte queste cose ci dice che sono importanti, che il nostro futuro è digitale, che il nostro futuro sarà permeato dall'intelligenza artificiale, che le cripto portano modelli positivi, che i valori digitali possono permettere un'evoluzione interessante del nostro mondo, però bisogna farle con attenzione, con metodo. MiCAR, che è forse la più importante, fa quello che è capitato nel mondo finanziario, diciamo fra i 15 e i 20 anni fa, con la progressiva attuazione delle MiFID 1 e MiFID 2, quindi di regole che trattano il prodotto finanziario. Poi con la PSD2 sono arrivate le regole sui sistemi di pagamento sempre più evolute. Adesso anche il mondo cripto, che è un po' l'ultimo arrivato, ma dove la compliance è un parola importante, si dota di tutti gli strumenti per emettere monete elettroniche, quindi token di moneta elettronica, token legati a valori stabili come l'oro per esempio, ma anche tutti gli altri asset di cui abbiamo sentito parlare e che, se da un lato devono essere valutati con attenzione, dall'altro rappresentano il più grande fenomeno di creazione della ricchezza negli ultimi anni, sia della ricchezza per i token, ma anche pensate alle quotazioni delle aziende specializzate in intelligenza artificiale, hanno fatto dei numeri impressionanti nelle borse americane. Quali sono i pregi e i difetti di questa normativa? Ma allora, i pregi che esiste, i pregi considerando, perché ci danno una traccia importante, e i difetti che sono fenomeni complessi. Qualcuno più intelligente di me ha detto che non si possono semplificare fenomeni complessi, quindi bisogna studiarseli. Abbiamo avuto tempo per studiarceli, perché si discute di questi argomenti fra i tecnici da tanto tempo. La percezione è che il mercato li abbia presi un po' sotto gamba, quindi il difetto è che per almeno
in alcuni aspetti in Italia arriviamo col fiato un po' corto. Quindi ci riferiamo al mercato italiano? Ci riferiamo principalmente al mercato italiano. Io sono 20 anni che lavoro a portare innovazione sul mercato italiano, non a portare i soldi italiani sull'innovazione all'estero, e quindi è un po' con dispiacere che lancio questa mattina ho lanciato un'attenzione a strumentare bene quello che già abbiamo, per evitare che poi strutture tecnologiche più moderne soppiantano le strutture tecnologiche che noi abbiamo in un paese che in tanti aspetti è stato un'eccellenza nel mondo delle cripto, nel mondo dei pagamenti, nel mondo della tecnologia. E questo è un dispiacere quando non cogliamo l'opportunità che potremo avere, perché, ripeto, tanti giovani italiani hanno sviluppato soluzioni tecnologiche super intelligenti, non sempre in Italia. Un consiglio quindi che possiamo dare, visto che siamo sul Radio Parlamentare, al nostro legislatore. Come fare meglio, di più e diversamente da adesso? In questo momento sarebbe utile una normativa che ci spingesse a sperimentare. Dobbiamo diventare più coraggiosi, secondo me. Io non dico di correre rischi inutili, ma dobbiamo sperimentare di più. Decliniamo meglio sperimentare, facciamo un esempio. Ci sono delle soluzioni tecnologiche e legali che permettono, con attenzione, di fare cose nuove. Ci sono operatori di mercato che stanno approcciando con molta prudenza, per esempio, il tema dei token di moneta elettronica. La moneta elettronica è nata e ha avuto un grande successo, grosso modo 20 anni fa. I primi esperimenti che abbiamo fatto sono stati fortemente supportati dalla normativa, dal regolatore e dagli investimenti. Ed è diventato un fenomeno. Prima sembrava impossibile che in Italia ci fossero un numero così grande di carte prepagate. Eppure hanno dato un aiuto molto importante alla digitalizzazione e alla lotta contro l'utilizzo del contante, a tanti sistemi. Secondo me abbiamo di nuovo questa opportunità in questo periodo. Se spingessimo, per esempio, sui token di moneta elettronica, che permettono un prodotto più moderno, più innovativo, con meno difficoltà operative, più aperte al linguaggio di giovani, più aperte al mondo che è molto online. E noi invece mi sembra che non abbiamo in questo momento in Italia la stessa determinazione di correre su queste innovazioni. Ma c'è qualche pregiudizio secondo te a livello proprio legislativo del nostro legislatore rispetto a queste innovazioni? Ma io, se sono i pregiudizi del legislatore, non penso. Penso che ci sia un pochino di sottostima della capacità degli italiani di adattarsi ai temi digitali. Noi siamo una nazione fortemente digitalizzata. Continuiamo a avere dei modelli sociodemografici in cui pensiamo che sopra i 60 anni non usano il cellulare. Io ho più di 60 anni e sono assolutamente dentro quel mondo, ma è dentro quel mondo mia mamma. Ipotizziamo che mia mamma sia un'eccezione perché c'ha un figlio in questo mondo, però oramai la nostra generazione è pienamente dentro il mondo digitale da almeno 20 anni. E quindi questa cautela che abbiamo nei confronti, per esempio, di persone, io conosco più anziani arrabbiati che vengono maltrattati perché sono considerati non digitali e presi in giro perché sono boomer, di anziani che non sono in grado di gestire per quello che gli serve le loro app. Anzi, c'è molta più consapevolezza, secondo me, nella nostra generazione che nei giovani, che danno un po' per scontato l'utilizzo delle password, che è un po' la nostra carta d'identità. Noi abbiamo un pochino di paura, facciamo attenzione, ma io spesso vengo abbordato da mamme che hanno i figli che sono finiti nei casini perché si sono persi le password. Quindi i giovani hanno quella consuetudine che li fa essere un po' superficiali. Noi siamo sanno la utilizzare l'innovazione digitale, perché sono nati insomma nell'epoca dell'innovazione, però hanno meno consapevolezza. E le statistiche dicono che hanno paura dei pagamenti digitali. I giovani. Questa è una informazione interessante. Quindi molta formazione e un po' più di coraggio. Molta formazione da parte degli operatori, da noi, e slancio, entusiasmo ed ardore per approcciare una possibilità veramente interessante. Quindi molta informazione e più coraggio. Questo è il messaggio che lanciamo anche al nostro legislatore. Grazie a Mariano Carozzi e a First Personal Coin. Rimanete con noi. Grazie mille.